Siamo a 5 giornate dalla fine e buona parte del destino di queste due squadre passa da questa gara, inseguendo lo stesso obiettivo, la salvezza. Benvenuti al Palaradi, questa è Vanoli Cremona, Givova Scafati. Giù il gettone, si parte, il primo possesso è dei padroni di casa. Finta di giocare il pick and roll, poi attacca di mano destra, veleggia in area, Gerald Robinson. Picchia in angolo da Adrian, 5 secondi, De Negri, complicato, ma segnato. Il taglio backdoor, la palla di Robinson, fuori per Gentile, si ritorna dal playmaker che segna, tripla. Robinson vede Gentile, di tocco, Gentile, bellissima palla per Pinkies. Palla rimessa, si muove Lessi, dimenticato da tutti, è una tripla comodissima e segnata. Trevor Lessi chiude più uno, la Vanoli Cremona in questo primo quarto. Furtivo, va a rubare questa palla, 3 contro 0, lo chiude Wayne McCullough. Lessi, trucco su Gentile che pensava di aver preso un fallo, fischio non c'è stato. Blakes che va da Robinson che scala le marce, però è da solo contro solo maglie bianche, in angolo rimane proprio Blakes da solo che ha tempo e spazio, fly by di Adrian, Blakes mette i piedi a posto, torna a segnare Scafati, un canestro molto importante. E sì, rischia anche lui di inciampare, magari 4 secondi, 3 secondi, prende la rincorsa, poi secondo tempo di Trevor Lessi. Pinkins contro Adrian, virata, complicato, Cruz Pinkins, canestrone. Continuare così in difesa, nei loro uno contro uno anche vicino al canestro, e in attacco muovere la palla e giocare con ritmo come stiamo facendo, e penso anche limitare i loro rimbalzi. Gamble, giro dorsale sulla linea di fondo, fuori il pallone per Pinkins, tripla sbagliata, Adrian però ha saltato per contestare il tiro, dunque rimbalzo offensivo, Robinson con spazio, si prende il tiro da 3 punti. Adrian chiude il palleggio, giro dorsale, bellissimo movimento di Nathan Adrian. De Negri gira stretto l'angolo del blocco, Zanotti rimane da solo, finta al tiro, batte Gamble, Simone Zanotti. Lessi chiuso, Zanotti da molto lontano. Che terzo quarto, da una parte e dall'altra del campo. Gioca il pick and roll con Zanotti. Davis, scarico fuori ancora per il 41 da 3. Ancora Simone Zanotti. Rossato palleggia, arresto, tiro da 3, si vuole sbloccare, segna Rossato. Rischia qui Cremona, quasi perde la palla in un modo o nell'altro, se la ritrova tra le mani Adrian, 3 contro 1, schiaccia per terra per Pecchia, un in più per Ebua. Palla subito per Rivers, da 3, importante Demetre Rivers. Palla persa alla fine da Cremona, Gentile va su, segna, adesso sì che c'è un possesso solo tra le due squadre. Si balla con Corey Davis che va fino in fondo, attacca e batte Cruz Pinkies. Festa al Palaradi perché vince la Vanoli Cremona 68 a 63 contro la Givova Scafati.
Dai, siamo contenti, siamo preparati bene in settimana, sapevamo che era una partita tosta e devo dire che siamo stati bravi a tenerla sotto controllo, anche se verso la fine ci stavamo facendo prendere un po' dal nervoso, quindi dai, siamo stati bravi, era una vittoria, è una vittoria veramente importante.